Noi di Power Towers continuiamo ad ampliare la nostra gamma di prodotti e accessori innovativi per aiutare a cambiare drasticamente il modo di lavorare dei nostri clienti. Power Towers è lieta di presentare il nuovo sistema di aggancio degli utensili con il quale potete collegare in modo sicuro gli utensili a un punto di aggancio o un punto fisso utilizzando un cordino. Le nostre soluzioni di aggancio impediscono la caduta degli utensili dalle piattaforme di accesso a basso livello Power Towers, con conseguenti infortuni dei lavoratori, dei passanti o danni materiali. Vediamo prima di tutto come creare un punto di aggancio per gli utensili. Un punto di aggancio è un punto per fissare gli utensili, quindi può essere collegato a un cordino porta utensili. Diamo un'occhiata ad alcuni esempi di realizzazione del punto di aggancio. Dato che molti utensili non sono dotati di foro, è possibile utilizzare il nastro di ancoraggio per realizzare il punto di aggancio. Tagliate una striscia di nastro di ancoraggio lunga quanto basta per avvolgere 8 volte l'utensile. Per creare il punto di aggancio dovete usare un anello AD, quindi assicuratevi di sceglierne uno adatto all'utensile da agganciare. Posizionate l'anello AD sull'utensile e avvolgetelo con il nastro di ancoraggio in questo modo. Il nastro di ancoraggio non è appiccicoso ed è rinforzato con fibre di vetro. Il nastro di ancoraggio non presenta sostanze chimiche né adesivi e fissa l'utensile non appena lo tirate. Avvolgete il nastro di ancoraggio lungo la striscia applicata 8 volte, applicando di volta in volta il nastro mentre lo tirate. Durante l'applicazione il nastro di ancoraggio deve essere tirato in modo da bloccare saldamente l'utensile. Vediamo adesso come scegliere il cordino. I cordini standard sono elastici con un moschettone girevole per impedire l'attorcigliamento e l'annodamento. Vediamo ora come selezionare il punto di ancoraggio adatto del cordino. Power Towers raccomanda di fissare i punti di ancoraggio alle macchine con punti di ancoraggio singoli creati mediante serraggio di una guida con capacità di scarico sufficiente e fissaggio del cordino e dell'utensile adeguati. In caso di più utensili, Power Towers fornisce una borsetta portautensili che può essere fissata in maniera sicura alle guide con capacità di carico sufficiente della macchina. La borsetta portautensili deve essere posizionata e fissata in modo sicuro e saldo sulla macchina come segue. È bene sapere che determinate combinazioni di punti di ancoraggio e borsetta non sono consentite. È possibile fissare alla macchina un unico aggancio degli utensili alla volta, solo una borsetta oppure una cinghia tri-lock. I cordini possono essere fissati ai punti di aggancio fissi multipli presenti all'interno della borsetta. In questo modo è possibile custodire e utilizzare in maniera sicura gli utensili durante i lavori sulla piattaforma. Non fissate mai più di un utensile a un punto di aggancio singolo e non superate mai la capacità di carico nominale totale del punto di aggancio. Per riassumere, create un punto di aggancio sull'utensile o sugli utensili. Selezionate un cordino adatto all'utensile che usate e all'intervento che eseguite. E assicuratevi di realizzare un punto di aggancio fisso o punti di aggancio fissati alle guide con capacità di carico sufficiente della macchina. Per ulteriori informazioni, consultate il manuale dell'operatore o contattate Power Towers. Grazie per la visione!